stanno ancora per partire. Comincerei con Paolo e domanderei a Paolo che tipo di situazione vede sugli attuali mercati e come, diciamo così, è organizzato dal punto di vista dell'aspettativa anche della settimana. Una settimana, lo premetto già, una settimana veramente scarica di dati macro, quella che andiamo affrontando. Dopo però che la scorsa ci ha dato una bella scorpacciata di situazioni, senz'altro. Paolo. Sì, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata all'insegna del riscon. I mercati sono un pochino più positivi dopo una serie di notizie positive e quindi ci aspettiamo un mercato tonico con prese di profitto sulle asset class di beni rifugio e acquisti sulle asset class rischiose come le azioni. Newsflow positivo è derivato innanzitutto dal news flow sul petrolio, in cui abbiamo avuto una conferma da parte dell'OPEC Plus della volontà di tagliare, di continuare ad estendere i tagli alla produzione per la seconda parte dell'anno, associata ad una contrazione importante del numero di trivelle attive in America. Questo vuol dire che l'offerta di petrolio americano tenderà a ridursi con un impatto positivo sui prezzi. Questo è il primo punto. Secondo punto, Messico. Messico, Trump ha deciso di non applicare le tariffe del 5% sulle importazioni dei beni dal Ecco, Messico. ricordiamo però che questo non è stato gratis, eh. Praticamente lui ha posto il Messico un po' di fronte a una specie, forse il termine giusto è un ricatto, gli ha detto o fate questa cosa oppure vi metto questi dazi, giusto? Assolutamente, assolutamente. Lui, questo è il suo modo di fare, però ecco, sicuramente per il mercato è un aspetto positivo perché ha tolto un elemento importante del rischio sistemico, ha ridato un po' di fiducia, quindi il peso messicano in rialzo, sicuramente un po', vedremo un po' di acquisti sugli emerging market nella giornata odierna, tra l'altro, e quindi acquisti anche sulle asset class rischiose perché effettivamente è un ammorbidimento della posizione di Trump. Quindi questo sicuramente è un aspetto positivo. Poi i dati sulla non farm payroll di venerdì sono dei dati bruttissimi che però vengono letti al contrario dal mercato, con la logica che predominava qualche anno fa. Esattamente, cioè più mi dai dati brutti, più io penso che allora la Fatto Federal Reserve dovrà essere accomodante e allora il mercato sale anche se non ci sarebbe un motivo, peggio, tanto meglio. ecco. Esatto, è la cosiddetta teoria del tanto peggio, tanto meglio, che quindi si concretizza nell'andare a acquistare asset class rischiose e confidando in una politica monetaria espansiva da parte della Fed a supporto dell'economia e dei mercati. Quindi questo è il tema su cui si basa la forza del mercato di oggi. È interessante a livello di piccoli di news flow sui singoli titoli Mediaset che si fonderà con Mediaset Spagna, un'operazione molto interessante che comporterà Porta la sede legale in Olanda, non la sì. sede fiscale che rimane in Italia, ma quella legale va in Olanda, guarda caso come Fiat, La ok? casa come Fiat, quindi sicuramente molto interessante come operazione da seguire, prevede un concambio, adesso non mi sto a dileguare sui dettagli del concambio, però parliamo di 100 milioni di sinergie in termini di utili, eliminazione, realizzazione di economie di scala molto interessanti. Oggi il titolo è molto ben comprato, secondo me Certo. potrebbe raggiungere facilmente i 2,90 euro in giornata, ma probabilmente anche nei prossimi giorni potrebbe testare i 3 euro. Ottimo. Beh, Paolo, insomma, si direbbe che oggi sembrerebbe per ora almeno uno scenario ancora un po' da riscon, perché noi abbiamo l'oro che torna indietro, però quest'oro così comprato fino alle resistenze, forte, comincia a far notare un certo pessimismo. Abbiamo l'oro e il Bund, che adesso non ho seguito da quando siamo in trasmissione, ma che fino a prima oggi scendeva dopo tante sedute di rialzo. E quindi abbiamo l'oro che torna indietro, il Bund che torna indietro e i mercati azionari che sono positivi con alcune notizie che potrebbero essere favorevoli. Però questi sono mercati che quando rimbalzano poi tendono a sgonfiarsi, anche perché ricordiamoci che quando succede come settimana scorsa, cioè quando sale l'azionario, sale l'obbligazionario, sale l'oro, cioè sale tutto, qualcuno bleffa e a bleffare era senz'altro l'azionario sui temi core, cioè l'azionario mentiva nel salire, però lo faceva perché dice così, lo ripetiamo il concetto già ribadito poco fa, se le cose vanno male la Fed mi aiuta e quindi io
dico che tanto, perché questi mercati un po' drogati dai quantitative easing sotto le più svariate forme, vogliono salire quando le cose vanno bene e poi vogliono che quando le cose non vanno tanto bene la Fed faccia qualcosa per cui li fa salire lo stesso. Fondamentalmente questo è il ragionamento. Sì. Poi da guardare anche Fiat, perché oggi potrebbe continuare a essere forte sulla possibile ripresa dei colloqui con Renault. Quindi okay, attenzione, tra l'altro, ecco, anche questo news flow sul Messico sicuramente aiuta il sentiment, soprattutto quelle società che sono particolarmente esposte a queste tematiche, quindi da seguire il titolo oggi. Senti, scusami, una domanda su Fiat che mi incuriosisce, ho letto qualcosa di tuo la scorsa settimana, ricordiamo che Paolo è autore di TV Alert e tutto lo trovate se provate tramite Trading Week o tramite diretta con grosso vantaggio economico i suoi servizi. Quanto prezzi, diciamo in percentuale, Paolo, l'ipotesi che Fiat possa, come magari segnalavi, magari Peugeot, possa andare verso un altro partner, oppure quanto prezzi l'ipotesi che si riallacino sul serio i talks, diciamo così, con Renault? Ma io penso che ci siano delle elevate probabilità che Fiat giunga ad un'operazione entro i prossimi 12 mesi, e per elevate intendo almeno il 60%. Sul discorso Renault ho qualche dubbio, e quindi al momento potrei attribuire un 30% di probabilità, mentre do più probabilità ad un accordo con Peugeot. Ok, quindi confermi la view che avevi già un po' esposto la scorsa settimana nella tua rubrica. Va bene, Paolo, grazie per ora per essere stati con noi, ti ringraziamo, appuntamento al prossimo lunedì, passerei un attimo a Gianluca.